è il prodotto sostanzialmente dei significati, delle idee, della cultura, della società che lo abita e che appunto lo occupa. Il mio intervento inizia con questo gioco di parole, essere umano, essere terrestre, che in un qualche modo riprende quello che stava dicendo Olivia, e la complessità, no? Il cercare delle risposte che non sono facili, perché in un qualche modo la crisi climatica ci rivela una profonda crisi culturale, una profonda crisi del nostro immaginario, del nostro modo di dare significato al pianeta, alla nostra vita sostanzialmente. Olivia appunto anticipava, no, un po' la questione, è difficile comprendere, è difficile capire la complessità dei cambiamenti climatici, ma perché? Qui ho provato ad elencare alcune delle cause appunto. Intanto l'invisibilità dei cambiamenti climatici, dei gas sostanzialmente che producono, no? Che poi hanno un effetto sul riscaldamento. Questo poi non voglio dire delle cose sbagliatissime, Olivia correggimi se, però l'invisibilità, no? Siamo abituati a bisogno, no? di avere qualcosa di fronte, no? Per sentire la minaccia. Appunto un altro punto è proprio, come dire, una immediata relazione tra le difficile comprendere la connessione tra le diverse questioni, quindi non poter fare un'esperienza diretta, che non voglio superare il tempo, e inoltre pensiamo in un qualche modo che il nostro sguardo abbracci la totalità del mondo in un qualche modo, no? E pensiamo che insomma i cambiamenti climatici intacchino non solamente l'economia, ma anche la nostra capacità di dare senso al futuro. Ultima cosa che rispetto a questa slide vorrei dire è riguarda l'alienazione, no? L'alienazione, noi non siamo abituati a vivere in questo spazio, pensiamo, no? A vivere distanti, no? Anche dal pianeta, cioè dall'ambiente esterno. E quindi viviamo in uno stato di alienazione rispetto alla temperatura che è costantemente controllata e quindi non siamo più abituati ad osservare le lente variazioni dell'ambiente. Ma cosa succede? Che questo problema di percezione ha delle conseguenze dirette, no? Rispetto a come poi noi agiamo, no? Rispetto ai cambiamenti climatici e rispetto alle nostre azioni. Quindi le nostre percezioni sono importanti, le nostre percezioni sono importanti perché sono reali sostanzialmente, guidano le nostre azioni, e il sociologo Appadurai ci dice che l'umano ha di differente rispetto agli altri esseri non umani l'immaginazione. L'immaginazione porta ad agire, è un motore per la nostra azione. Cosa ci dice Amitabh Ghosh, che è uno storico, uno scrittore? Amitabh Ghosh ci dice che al fondo, nel profondo della crisi climatica c'è una grandissima crisi della nostra immaginazione, una grandissima crisi culturale appunto. E quindi la nostra percezione, il nostro modo di comprendere i cambiamenti climatici è in realtà il prodotto di tutta una serie di informazioni che noi riceviamo dai media, dalla pubblicità, dalle nostre attività, dalle attività che vengono svolte sul territorio, dai film, dalle campagne di informazione, dall'arte. E le informazioni che riceviamo, per la maggior parte delle volte, noi le accogliamo e le interpretiamo sulla base di quelli che sono i nostri modelli mentali e la nostra identità in qualche modo, che filtra il modo in cui noi appunto poi diamo significato alla nostra vita in generale, ma appunto ai cambiamenti climatici in sé. E tendiamo sostanzialmente a confermare ciò che già sappiamo, e ne consegue chiaramente che ci sia questo confirmation bias, ma che anche la nostra
la nostra azione e quando la nostra azione compromette quello di cui come dobbiamo comportarci in un qualche modo va contro, no? Quella che è la nostra identità, sì, ci viene difficile, no? Difficile cambiare le nostre azioni. Una definizione che secondo me funziona molto bene è quella di iperoggetto, che viene data da Timothy Morton per appunto definire i cambiamenti climatici, e li definisce come delle entità diffusamente distribuite nello spazio, e sono degli oggetti viscosi che quindi si manifestano mettendo in discussione le nostre categorie cognitive, si manifestano attraverso una serie di reazioni complesse, no? Interagendo tra di loro e attraverso l'interazione di diverse entità umane e non umane. Ma alla fine a chi interessa? Poi questo so che per Paolo in qualche modo lo affronterà. Questi sono dei dati Ipsos di cui, che ci mostrano un po' le percezioni e la preoccupazione, no? Che chiaramente è in aumento ma non è ancora abbastanza significativa. Qua due parole rispetto a come la stampa italiana racconta i cambiamenti climatici, e cosa emerge da questi dati che sono stati fatti in una collaborazione tra Greenpeace e l'Osservatorio di Pavia. Emerge che le cause e gli effetti non vengano spiegati in maniera chiara, no? All'interno della stampa italiana, e che non siano strettamente correlati. Ma quello di cui mi interessa maggiormente parlare è l'utilizzo delle parole. Le parole sono importanti. Controllare il linguaggio significa controllare il pensiero. Il linguaggio pone dei limiti alla nostra identità, sostanzialmente, la definisce. Per questo, mancando un linguaggio condiviso, perché mancano delle cornici culturali rispetto ai cambiamenti climatici, spesso la crisi climatica i cambiamenti climatici vengono rappresentati come all'interno del framework, del frame, del quadro, diciamo, dell'emergenza. Il problema qual è? È che se noi non troviamo delle parole per dare senso a questo fenomeno, non riusciremo in un qualche modo a trovare delle pratiche di cambiamento. Quindi, mancando le cornici simboliche per elaborare collettivamente una transizione ecologica, non sarà possibile rispondere, no? E non sarà possibile anche attivare una transizione culturale. Ma perché è un problema parlare di cambiamenti climatici, o comunque è limitante parlare di cambiamenti climatici come una questione emergenziale o di crisi? I frame emergenziali, i frame sono i quadri all'interno dei quali vengono inseriti determinati temi, no? I frame emergenziali non ci danno la possibilità di, o comunque non aprono a discorsi più complessi, richiedono delle risposte immediate. Pensiamo non solamente ai cambiamenti climatici, pensiamo al fenomeno migratorio, no? La criminalizzazione che attualmente è in corso, no? Verso la popolazione migrante, ma allo stesso modo anche per i cambiamenti climatici. Allo stesso tempo anche l'utilizzo del frame della crisi, no? Non risponde a quella che è la complessità del fenomeno, perché il termine crisi apre ad un immaginario estremamente temporaneo, che quindi non ci dà la possibilità di andare oltre. Dunque, rispetto al cambiamento climatico vengono utilizzati diversi frame, no? Dunque diverse cornici, cioè la cornice appunto meteorologica, per cui spesso si riduce, questo nella maggior parte dei casi al telegiornale noi sentiamo parlare di cambiamento climatico come del eventi meteorologici, quindi le bombe d'acqua, no? Appunto, oppure come questioni meramente energetiche.
Uno invece dei frame che, come dire, emerge maggiormente è quello dell'apocalisse, no? Della catastrofe planetaria. Visti un po' i tempi e per trovare, no, anche una via, ho scelto di provare ad indagare, cioè a riflettere un po' su questo frame apocalittico e a partire da questo far emergere alcuni degli aspetti che in un qualche modo intaccano poi la capacità di guardare i cambiamenti climatici come un fenomeno complesso, che però non significa complicato. E dunque una serie di eventi non spettacolari. L'inclinazione umana è intracciabile nei secoli, no? A guardare alla propria vita, alla propria esistenza come coincidente con la fine dei tempi, no? E quindi questo immaginario apocalittico che si riproduce appunto, per esempio qua io ho messo un quadro che un quadro, insomma un'opera, il diluvio universale, che in realtà in diverse culture, non solamente quella occidentale, rappresenta e ritorna, no? Per cui l'umanità viene punita da un dio, da più divinità, per i propri peccati. È chiaro che questa metafora apocalittica funziona perché impressiona il pubblico, ma è totalmente inadatta per appunto rappresentare la complessità dei cambiamenti climatici, riprendendo anche in un qualche modo la definizione di iperoggetto di cui vi parlavo prima. E quindi porta ad ignorare tutta una serie di manifestazioni che sono invece fondamentali, riducendo tutto il fenomeno ad una questione, no? Della fine dell'umanità. Qual è il problema però? È che in questo tipo di racconto non emerge in nessun modo la gentilità, l'agency, quella che è la capacità di agire e di autodeterminarsi del non umano, di tutti quegli attori non umani che esistono e che fanno parte di questo sistema complesso che è il pianeta che abitiamo, e non appunto spiega la complessità. Ho trovato interessante rispetto a questo il film di Virzì, Siccità, non so se l'avete visto, in cui il cambiamento climatico si presenta, secondo me questo è un buon esempio in un qualche modo, se vogliamo parlare di comunicazione, di racconto, si manifesta nei rapporti umani, nella fatica, e soprattutto poi ci racconta anche la grande disparità, no? di cui poi parleremo. E sempre questa questione della fine del mondo, no? Che a che ora è la fine del mondo? Qua vediamo il metronome di Union Square e il Doomsday, l'orologio dell'Apocalisse, che è stato appunto progettato nel 1947. Però rispetto a questa questione, no? Che cosa possiamo dire? Che la questione climatica, i cambiamenti climatici non sono solamente una questione ambientale, e quindi, no, il passaggio dalle scienze dure alle scienze sociali anche, che in un qualche modo è necessario anche, ma sono una questione etica, una questione politica, una questione di giustizia. E dire che gli effetti e le responsabilità sono collettive non significa dire che siano anche equamente distribuiti. Infatti anche il report uscito, la sintesi dell'IPCC uscita due settimane fa, la settimana scorsa, dice molto chiaramente le responsabilità e le cause dei cambiamenti climatici non sono tutte uguali in tutto il mondo, no? Non siamo tutti nella stessa barca, e questa retorica apocalittica in realtà limita molto questa comprensione. E soprattutto schiaccia le scale temporali, schiaccia le scale temporali l'una sull'altra, annullando in un qualche modo il tempo della Terra, il tempo geologico, no? Che invece è parte integrante
della nostra esistenza, che non, non può non coincidere con la nostra esistenza. Questo quadro mi sarebbe piaciuto, però forse sto andando un po' lunga, mi sarebbe piaciuto chiedere a qualcuno, a qualcuna di voi di descriverlo, no? Questo quadro è un quadro di Goya, il duello rusticano, che Michel Serre, un filosofo di cui poi fu allievo anche Bruno Latour, utilizza per raccontare un rapporto, no? Sostanzialmente tra l'umano e il non umano. Infatti parla del fatto che la modernità abbia in un qualche modo trasformato la natura come nel fondale inerte, inerme delle vicende umane, dove appunto l'ambiente è costituito solamente dalle relazioni umane e sociali. Poi vediamo due duellanti, no? I due duellanti si combattono, e Michel Serre a un certo punto nel suo libro Il contratto naturale dice: non si accorgono questi due duellanti che più loro combattono, più la palude in cui loro sono inseriti, in cui loro si trovano, li risucchia. E allora entra in gioco, no, un terzo soggetto attivo, che è appunto quello della palude in questo caso, e del non umano. La natura in un qualche modo è fin da sempre stata consegnata alle scienze dure e mai gli è stata restituita in un qualche modo una gentilità. È dunque interessante pensare a che cosa non sia incluso all'interno dell'intera umanità, no? Ed è interessante pensare, Chakrabarti, uno storico indiano, ci dice che è come se noi fossimo come Alice, no? Alice nel Paese delle Meraviglie, ci ritrovassimo all'interno di un mondo che in realtà è sempre esistito, ma di cui noi non ci siamo mai resi conto, che è fatto di interazioni. E questo in un qualche modo quello che i cambiamenti climatici ci rivelano, che siamo estremamente interconnessi, no? Pensiamo a environment in inglese, no? Environing significa essere coavvolti, quindi l'ambiente, environment, ambiente, l'ambiente è ciò che ci coavvolge, ci coinvolge, e questo è fondamentale, ed è appunto una questione di convergenza di storie. Volevo parlare dell'overshoot day e dell'idea di un pianeta, insomma, non estraibile, ma andrei a questa slide e poi vado a concludere con essere terrestri. No, abbiamo iniziato parlando di essere umani, essere terrestri significa in un qualche modo ripensare la propria condizione all'interno di un pianeta, per cui l'umano è inevitabilmente in rapporto con le forze, con altri attori non umani, che possono appunto essere vegetali, animali, che interagiscono e coagiscono con lui. Decolonizzare, decarbonizzare i nostri immaginari significa mettere in discussione un immaginario fossile, un immaginario estremamente estrattivista, che è in un qualche modo anche quello che ha caratterizzato le società occidentali, no? Un immaginario fortemente coloniale che vede la natura come estraibile, come una risorsa a cui attingere a disposizione, non come elemento con una propria agentività e con dei propri, in un qualche modo, diritti. E quindi il fossile non è solamente una questione materiale, ma è appunto un apparato simbolico. Chiudo con questa opera che mi ha colpita moltissimo nella Biennale di Venezia del 2022. L'artista è Tricius Okoyomon, scusatemi, e quest'opera la si trovava all'interno di un padiglione e colonizzava completamente, no? questo spazio. L'opera, che si intitola To See the Earth Before the End of the World, vedere la Terra prima della fine del mondo, insomma, racconta di
una sovrapposizione, un'intersezione di dinamiche, di relazioni di potere diseguali. Praticamente questa pianta, che è il kudzu, che è una pianta originaria dell'Asia, è stata importata nel Mississippi nel 1876 dal governo statunitense per contrastare l'erosione del suolo dovuta alla coltivazione intensiva di campi di cotone. Solamente che poi cosa è successo? Che questa pianta si è rivelata essere infestante e quindi è diventata sostanzialmente un problema, no? E allora sono state attivate tutte delle procedure per debellare questo soggetto in un qualche modo. E allora che cosa ci racconta secondo me quest'opera, e concludo appunto con questa riflessione, che c'è un'intersezione, no? Un'intersezionalità, ovvero una intrinseca connessione, sovrapposizione di strutture, di dinamiche di potere che in un qualche modo sono parte del nostro immaginario, che in un qualche modo l'hanno strutturato, e quindi delle stratificazioni di forme di colonizzazione non solo verso la natura da parte dell'umano nei confronti del non umano, ma anche di umani verso altri umani. E allora, quando secondo me si parla di comunicare il cambiamento climatico, in primis, più che individuare delle strategie comunicative, bisogna andare alla radice, no? E cercare di provare a mettere in discussione quell'identità che in un qualche modo fino ad oggi ci ha accompagnati, e le nostre capacità, il nostro modo di intendere, di concepire, di immaginare il pianeta che abitiamo. Mi sento. Sì, stacco tutto. E adesso tocca a Chiara Acquaroli, che appunto ci segue da casa a Bologna. Quindi vai. Bene. Ok, allora direi che posso partire. Buonasera a tutti. Quindi certo, non essere lì con voi in presenza, purtroppo gli impegni di lavoro non mi hanno permesso di arrivare in tempo. Mi presento, io sono una naturalista per formazione e principalmente mi occupo di educazione ambientale con progetti educativi nelle scuole, e nel tempo libero provo a fare anche qualche piccolo tentativo di comunicazione e divulgazione scientifica anche sui social, usando principalmente Instagram. Ecco, in questo breve tempo proverò a raccontarvi un po' il ruolo della scuola e dei social nella narrazione del cambiamento climatico che viene fatto ai bambini e ai ragazzi, e più in generale quindi alle generazioni future, e quale attività, ovviamente secondo quello che è il mio punto di vista e la mia esperienza, sono più significative per i ragazzi nella costruzione di una cittadinanza scientifica. Ora, il tema del cambiamento climatico è solo una delle numerose tematiche scientifiche che stanno un po' pervadendo la nostra quotidianità, ed è infatti un argomento di discussione non solo tra esperti, addetti ai lavori, ma anche proprio tra non esperti. Questa compartecipazione tra scienza e società ha richiesto, e ancora oggi richiede ovviamente, una profonda e graduale evoluzione metodologica, ma anche concettuale proprio del ruolo della comunicazione della scienza. Ecco, questa discussione in realtà era già stata avviata nel secondo dopoguerra, negli anni 70-80, ma solo negli ultimi decenni si è arrivato allo sviluppo di open science, di scienza democratica, che è stato un po' un cambio di paradigma e che punta quindi a una scienza collaborativa proprio tra scienziati e pubblico, proprio per favorire la formazione di una cittadinanza scientifica. Oggi si è infatti diffusa la consapevolezza e la necessità di una partecipazione alla scienza che sia più ampia e che sia quindi più inclusiva ed accessibile alla vita quotidiana un po' di tutti, ecco.
Quindi in questo senso la scienza dovrebbe essere proprio vista parte della nostra cultura condivisa, proprio per renderci dei membri informati e consapevoli, oltre che attivi nei processi decisionali, soprattutto quando le tematiche scientifiche hanno poi ricadute sociali. Ecco, in questo contesto si inserisce ovviamente anche l'educazione climatica, che aiuta sicuramente i ragazzi e i giovani a comprendere ed affrontare le conseguenze del riscaldamento globale, incoraggiandoli a modificare i comportamenti non solo da un punto di vista pratico, quindi con azioni concrete, ma anche psicologico. Detto questo, a scuola si parla ancora poco di cambiamento climatico. Nel 2021 l'UNESCO ha infatti presentato un report in cui ha analizzato i piani educativi e i programmi di studio dei 46 paesi membri, evidenziando che in realtà solo il 79% fa più riferimento alla sostenibilità. Mentre invece i programmi che menzionano il cambiamento climatico in modo diretto sono meno della metà, circa il 45%, mentre il 19% parla anche di biodiversità. È quindi chiaro che i curricula scolastici, soprattutto quelli universitari, ecco, dovrebbero venire aggiornati e integrati, dato però impiegati, ecco. Vediamo però, ecco, uno sguardo all'Italia. Oggi l'educazione ambientale e al cambiamento climatico sono per lo più inclusi nei programmi sia di scienze, in parte anche di geografia, ma soprattutto in educazione civica. Ecco, quest'ultima materia è stata in realtà introdotta da poco, dal 2020. In totale sono 33 ore per ogni anno scolastico, circa più o meno un'ora a settimana. Detto questo, però, l'educazione ambientale e soprattutto lo sviluppo sostenibile sono solo alcuni dei temi che vengono trattati nel programma di questa materia, quindi forse occorre fare qualcosa di più per preparare con gli studenti, non solo con le conoscenze e le competenze, ma anche proprio con i valori e gli atteggiamenti necessari per agire. Ecco, di conseguenza è importante introdurre anche nuovi approcci all'insegnamento, come ad esempio appunto le materie STEM o i progetti di citizen science, quindi la scienza dei cittadini. Questi sono approcci che fungono un po' da anello di congiunzione tra l'acquisizione di nuove competenze scientifiche, ma anche di pensiero critico, curiosità, proprio per far sì che la scuola possa quindi diventare un luogo anche di educazione alla cittadinanza. Ad esempio, per stimolare a un maggiore contatto con la realtà del cambiamento climatico, con Footprints, un'azienda di comunicazione scientifica di Modena, con cui ho avuto il piacere di lavorare qualche anno fa, abbiamo proposto alle scuole secondarie di primo grado la costruzione di una stazione meteo con strumenti sia analogici come quelli che vedete rappresentati nella slide, ma anche ovviamente con strumenti digitali, per parlare quindi non solo di clima, ma imparare a osservare, leggere e rielaborare i dati per comprendere anche, per esempio, la differenza tra un dato qualitativo e quantitativo. Mentre invece l'approccio della citizen science, ovvero appunto la scienza fatta dai cittadini, ecco, secondo me è un eccellente esempio di computo di realtà, perché la partecipazione a veri esperimenti, in cui ovviamente sono coinvolti anche i ricercatori, ovviamente aiuta i ragazzi e gli studenti a comprendere meglio le caratteristiche e lo spirito della ricerca scientifica, nella quale, ecco, non sempre le conclusioni sono quelle che vorremmo, quelle attese. Ecco, nel caso dei progetti Citizen Science, gli studenti proprio il metodo scientifico per comprendere meglio il mondo che li circonda e acquisiscono quindi nuove conoscenze e competenze scientifiche. Però grazie a questo sono coinvolti in realtà fin da piccoli nei progetti che li aiutano a rompere un po' gli stereotipi sulla scienza. E ovviamente questo migliora il loro atteggiamento futuro verso queste materie, aumentando i loro interessi per la scienza e la tecnologia. Spesso però questi progetti sono anche un'occasione formativa anche per gli insegnanti che in molti casi si ritrovano per la prima volta a confrontarsi con un vero e proprio progetto di ricerca. Riporto come esempio il caso di Life for Pollinators, un ampio progetto che è coordinato dall'Università di Bologna, che ha l'obiettivo di sensibilizzare vari pubblici, tra cui appunto gli studenti, sul tema della perdita di biodiversità, divulgando quindi atteggiamenti personali ma anche in realtà collettivi che siano poi utili alla salvaguardia degli impollinatori selvatici che sono presenti nell'area del Mediterraneo.
e allo stesso tempo contribuire alla raccolta dati per la comunità scientifica. Infatti, per quanto il Mediterraneo sia uno spot di biodiversità, in realtà abbiamo scarsissime conoscenze proprio sullo stato di conservazione della maggior parte degli impollinatori. Ecco, quindi in questo contesto Students for Pollinators è un sottoprogetto educativo che prevede lo svolgimento di attività con le scuole secondarie sia di primo che di secondo grado con l'approccio Citizen Science, per cui gli studenti sono stati coinvolti nella raccolta dei dati attraverso l'uso di protocolli standardizzati e per facilitare la raccolta dati è distribuito ai ragazzi un kit impollinatore contenente sia materiale educativo ma anche informativo che li aiutasse nel riconoscimento di macrogruppi sia per quanto riguarda le piante che appunto gli insetti. Queste attività, come dicevo, sono state proposte alle scuole secondarie di primo e secondo grado e il percorso è stato articolato in tre fasi, uno con un incontro in realtà qui conoscitivo con gli insegnanti. E l'anno scorso hanno partecipato 19 classi, tutte di Bologna, quindi il numero complessivo di studenti era più o meno di 475. Quindi dopo una lezione introduttiva abbiamo poi proposto tre attività di raccolta dati, una botanica, una entomologica e una ecologica per registrare le piante che erano presenti nell'area di monitoraggio, principalmente i giardini delle scuole, e poi raccogliere dati sull'interazione proprio tra piante e insetti impollinatori. Alla fine poi abbiamo svolto anche una sessione di restituzione dati in cui abbiamo presentato e discusso con i ragazzi i risultati del monitoraggio. In questo modo quindi i ragazzi stessi hanno avuto proprio un accesso diretto alla loro raccolta dati, comprendendo meglio proprio le caratteristiche e lo spirito della ricerca scientifica. E questo è proprio un aspetto importante dei progetti Citizen Science, questo proprio entrare in contatto e visualizzare i dati raccolti. Ecco, gli studenti hanno partecipato ovviamente con grande interesse, così anche come docenti. Penso infatti che la scuola sia proprio un contesto fertile in cui sviluppare progetti di questo tipo, non solo per gli aspetti educativi, ma proprio anche per il forte legame con la ricerca scientifica. E analizzando le domande del questionario post-progetto che abbiamo dato ai ragazzi per proprio indagare quali fossero le loro conoscenze acquisite, direi che è emerso un buon livello di apprendimento, soprattutto di concetti chiave che abbiamo esposto anche durante la prima lezione introduttiva. Solo tre domande hanno registrato insomma, meno del 40% di risposte corrette, probabilmente perché sono molto più specifiche rispetto alle altre che invece hanno un carattere più generale. Nelle domande poi che abbiamo progettato invece con scala Likert, che mi permettono di ottenere diverse sfumature nelle opinioni raccolte, compresa quindi anche l'opinione neutra, ecco, abbiamo invece registrato con piacere un aumento di consapevolezza sulle corrette azioni per favorire la conservazione degli insetti e impollinatori. Quindi in generale abbiamo ottenuto dei buoni risultati. E ecco, questo per dire che proprio progetti come questo ovviamente promuovono la partecipazione e il coinvolgimento ad attività che sono di importanza scientifica per la raccolta dati, ma anche educativa. Per cui gli studenti possono imparare a guardare un po' con occhi diversi al mondo che li circonda, andando quindi poi a studiare anche i problemi connessi al cambiamento climatico, come ad esempio la perdita di biodiversità, come base per cui quindi, insomma, partire, muoversi verso problematiche e aspetti che abbiano anche un respiro più ampio e generale. Detto questo, i ragazzi oggi, ecco, sono molto preparati grazie all'uso di social, ma ci sono tantissimi contenuti pro clima e la narrazione del cambiamento climatico ovviamente è portata avanti da più voci, da divulgatori, green influencer, ma anche associazioni. Questo ovviamente dà spazio anche all'altro lato della medaglia, ovvero alle fake news sull'argomento, così come anche a un attivismo che a volte può essere confuso o poco efficace, soprattutto da un punto di vista comunicativo. Qui però si aprirebbe una parentesi troppo ampia, per cui detto questo, ecco, ritorno un po' sul focus. Sicuramente esiste una vasta gamma, ecco, di possibili ruoli che i social possono svolgere nell'incoraggiare i differenti atteggiamenti, che però insomma, sicuramente possono avere anche impatti molto positivi sull'opinione pubblica.
Ovviamente, come comunicare però anche a livello tecnico e scientifico il cambiamento climatico sui social? Ecco, questa è una domanda in realtà molto ampia, molto complessa, ovviamente non ho la soluzione in tasca, però da quello che ho potuto sperimentare anche grazie al profilo che ho creato su Instagram di Tracce Naturali, sicuramente posso dirvi che non è semplice mediare un contenuto complesso come il cambiamento climatico sui social. O meglio, non è facile tradurre i concetti tecnici in modo catchy, senza cadere in slogan che siano poi troppo semplicistici e soprattutto mantenendo comunque anche un certo equilibrio ovviamente con l'accuratezza scientifica. Bisogna infatti considerare sicuramente che, come dicevano poi anche Olivia, piuttosto che Lorenza prima, è un argomento astratto per la maggior parte delle persone e il tempo che si dedica alla visualizzazione di un contenuto social è molto limitato, perché bisogna arrivare velocemente al punto senza confondere e annoiare. E per cui un approccio che forse trovo vincente è proprio quello di proporre brevi contenuti che catturino sì l'attenzione usando una comunicazione però che sia visiva, di maggiore impatto, quindi ad esempio con un set di grafiche subito in post per poi rimandare ad approfondimenti più tecnici che possono essere articoli, anche articoli scientifici se li abbiamo citati come fonti o insomma ad altre modalità forse più interattive per i giovani come ad esempio i podcast. Ho volato, però direi che questo è tutto. Buonasera, sono Pierpaolo Bonante. Ho l'onere e l'onore di stare qui con voi nell'ultimo intervento. Spero di riuscire a tenervi in vita, perché mi rendo conto che dopo un'ora e mezza che parliamo di gioia della comunicazione ambientale, perché le colleghe hanno veramente tirato fuori una grande opinione in merito, io cercherò di essere un po' più idiota, me ne scuso già a prescindere, però parto con una provocazione. Ed è una domanda che farò anche a voi, cioè a un certo punto vorrei che anche voi, e soprattutto le colleghe, ma anche voi, più le colleghe senza offesa perché non sono i vostri titoli di studio, partecipaste a questo talk, perché la domanda che volevo porvi io è: qual è il senso della comunicazione ambientale? Che messa così è una domanda che non vuol dire assolutamente nulla, ma pian piano vi guiderò a capire il senso di questa domanda. Allora, io prima di partire per cercare di trovare una risposta a questa domanda, vi metto un po' di dati che mi aiutano fondamentalmente a elaborare tutta la complessità dietro a questa domanda, ovvero quali sono i rischi percepiti dagli esperti? Questi dati li ho tirati giù dal Global Risk Perception Survey del World Economic Forum e dividono i dati in due categorie, short term e long term. Short term, diciamo, sono 2 anni, long term 10 anni. Ovvero, quali sono i rischi percepiti dai grandi esperti? Con esperti intendiamo esperti provenienti da università, dal mondo aziendale, dal governo, dalla comunità internazionale, quindi anche decisori. Quali sono i rischi percepiti nel breve periodo? Provate a immaginare che voi non vedete laggiù, vi leggerò i primi due. Quale può essere il numero uno, signori? Provate a immaginare. Tanto non lo leggete, lo devo dire io. Provate, sparatela su. La guerra, il punto 3, Geo Economic Confrontation, andiamo giù. La guerra non è proprio una cosa la prima cosa percepita. Sofia, mettetevi le mani in tasca, quanti soldi avete rispetto a 2 anni fa? Bravissimi. Il primo cost of living crisis, cioè il primo problema percepito dalle grandi, più grandi menti, diciamo così, 1200 esperti, nel breve periodo
e l'inflazione. Poi al secondo posto, disastri. Sul lungo periodo invece abbiamo tutta una serie di problematiche legate all'ambiente, quindi il fallimento nel mitigare il cambiamento climatico, il fallimento nell'adattamento al cambiamento climatico, disastri naturali ed eventi naturali estremi, perdita di biodiversità, collasso degli ecosistemi. Anche io sono molto allegro, come notate, però se notate, nel breve termine le questioni sono un po' più relative all'economia. Nel lungo periodo qualcuno ha pensato al fatto che probabilmente avremo dei problemi un po' più seri dell'economia. Voi direte che l'economia comunque influenza la vita di tutti? Sì, però andiamo avanti. Quali sono invece i rischi percepiti dalla popolazione italiana? Cerchiamo di rinchiudere il nostro ambito d'azione. Questi sono i dati del Censis, rapporto sulla situazione sociale del paese 2022. I rischi percepiti, ve li leggo io, ma magari leggete, sono la guerra, la crisi economica, i virus letali, mi sto mettendo in ordine, e poi arriviamo all'instabilità dei mercati internazionali. Al quinto posto l'Italia, per cui il 24,5% dice che gli eventi atmosferici catastrofici sono qualche tipo di rischio che viene percepito dalla popolazione italiana. Quindi abbiamo pensato agli esperti, ai decisori, anche a persone che si occupano del mondo industriale. Adesso ci, diciamo, chiudiamo il nostro obiettivo sulla popolazione italiana. Vi voglio leggere quest'ultima frase, che per molti di voi potrebbe non avere grande significato, ma per me è fondamentale in tutte le riflessioni che io lancerò alle colleghe e lancerò a voi. L'89,7% degli italiani dichiara che, pensando alla sequenza di pandemia, guerra, crisi ambientale, prova tristezza, e il 54,1% ha la forte tentazione di rimanere passivo. Tenete questi dati in sospensione. Questi sono dati che sono stati tirati giù da Meta in collaborazione con l'Università di Yale. Quindi, com'è che sui social, quindi sono tutti dati da prendere con le pinze, si percepisce il cambiamento climatico? Si può leggere, vi faccio l'esempio, l'Italia è qui per quello che è moderate to high worry about climate change, quindi la percezione, una grande preoccupazione relativa al cambiamento climatico in Italia, diciamo un 40% dei dati presi evidenzia questo fatto, cioè persone estremamente preoccupate. Ce la caviamo meglio ad esempio dell'Egitto, che è all'ultimo posto, dove per il 26% non c'è cambiamento climatico, sono tranquilli. Il dubbio che è venuto in mente a me, che adesso dirò un'idiozia, prego di perdonarmi, in Egitto fa tanto caldo, quindi non se ne rendono conto del cambiamento climatico. Lo dico per far imbestialire le colleghe, questo ovviamente, che questa è la base di tutta la comunicazione errata, se ci pensate. Fa caldo, e vabbè, allora che mi interessa del cambiamento climatico? Io vi sto dando un po' di input, perché tra un po' arrivo alle domande. Climate change will be personally harmful, ovvero, com'è che, quando è che il cambiamento climatico incomincia ad attaccare noi? Proprio, quando è che il cambiamento climatico influisce sulla vita delle persone? Ecco, in Italia, diciamo che per il 23% pensano che sia un qualcosa che può accadere, un qualcosa di veramente preoccupante. In fase di preparazione di questa discussione, mi è stato detto, se volevo parlare di ecoansia, questo è il massimo che chiederò, che vi dirò sull'ecoansia. Qualcuno ce l'ha l'ecoansia. Diciamo che si percepisce molto di più in Messico. In entrambi i casi, il Messico sembra essere molto avanti sulla percezione dell'ansia climatica. Perché? Probabilmente perché gli eventi sono più estremi, non lo so. Io lancio alle colleghe che tra un po' mi strapperanno con la morsa. Andiamo avanti. Sempre i social, sempre dati dai social, sempre Yale Program on Climate Change Communication 2022, dati estratti da Meta, Facebook, Instagram. Quante conversazioni sui social relativi al clima ci sono? In Italia, inutile dire che il colore un po' più bianchino vuol dire un po' di meno. Germania, come notate, è un bellissimo manifesto, un colore un po' più allegro. Regno Unito pure. Spagna va meglio di noi, Francia va meglio di noi. In Italia, diciamo che abbiamo delle comunicazioni, ma non abbiamo tantissime. Dati, teneteli a mente. E qui entriamo nella mia parte preferita. Questo è il modello di Shannon Weaver, base della comunicazione.
di tutti i tipi di comunicazione. Tutte le ragazze del servizio civile che sono state qui sanno perfettamente cos'è questo, perché lo incubo. E questo vi deve rimanere ben impresso quando si parla di comunicazione ambientale. La comunicazione funziona così. C'è un mittente, io ad esempio, che deve comunicare un contenuto a un ricevente. Questo contenuto, diciamo che subisce delle variazioni in base al canale attraverso il quale viene comunicato, in questo caso io sto facendo una dissertazione dal vivo a voce, al codice formale utilizzato, io sto usando un codice formale abbastanza ciallo, se mi passate il termine, non sono un professore universitario, quando ho iniziato all'università facevo lo stesso discorso, infatti non mi hanno più richiamato. Contesto, ed è quello che le ragazze del servizio civile che si sono assorbite una delle mie formazioni, il contesto per quello che mi riguarda è fondamentale, il contesto è tutto. Perché? Perché tutte le dissertazioni di cui parlavano prima le colleghe tengono sempre molto in considerazione il contesto in cui si esprimono. Mi ricordi l'opera d'arte della Biennale, era veramente, quella lì mi ha colpito tantissimo, per l'estetica, mi è piaciuto un casino. Ma se noi proviamo a comunicare il cambiamento climatico attraverso quell'opera d'arte, la portiamo ad esempio sparo in prigione, per comunicare ai detenuti il cambiamento climatico, mi concedi che non avrebbe lo stesso impatto, perché magari per comprendere quell'opera d'arte tu devi avere un qualche tipo di conoscenza su che cosa stai guardando. Ma sto sparando, è una provocazione, ok? Quindi quando io comunico a qualcuno, quando chiunque di voi comunica qualcosa a qualcuno, deve tenere sempre in considerazione questo modello. Questo modello è la Bibbia, spero vi sia chiaro, per chi lo conosce già mi scuso, per gli altri andiamo avanti. E qui iniziamo le prime grandi domande. La domanda che vi faccio io, che se notate è proprio un problema logico qui, a chi si rivolge secondo voi la comunicazione ambientale? Se accettano risposte, poi vorrei chiedere anche alle colleghe. Provate a dare una risposta con tutto quello che vi ho detto prima. Vi ho parlato prima di grandi esperti che si preoccupano della situazione climatica mondiale, vi ho parlato alla popolazione italiana, vi ho parlato alla popolazione italiana in riferimento al resto d'Europa, vi ho parlato delle comunicazioni dei vari stati, eccetera, eccetera, sono tutti dati che potete recuperare anche voi. A chi si rivolge la comunicazione ambientale? A chi parla? Dovrebbe parlare a tutti. Dovrebbe parlare a tutti, bellissimo. Ma se chi non ne sa? Cioè, chi non ne sa? In primis il mercato è chi decide del mercato. E chi dovrebbe regolamentare il mercato? Tre risposte, una più bella dell'altra. Allora, quella di tutti, devo un attimino fermarvi e dirvi, dal punto di vista comunicativo è possibile parlare a tutti. In un unico modo, ovviamente. Se tu che hai 15 comunicazioni diverse, vai 15 volte il canale di comunicazione, vali 15 volte il codice formale, quindi la forma con la quale comunichi, puoi farlo. Mi si parlava di mercati e mi si parlava di persone con quale avrebbe senso avere un qualche tipo di comunicazione. Lorenzo, secondo te, a chi si rivolge la comunicazione ambientale? A chi dovremmo parlare? Mettiamo questi termini. Beh, io credo che la comunicazione ambientale, cioè in realtà non è che lo dico solamente io, ma diciamo che la comunità scientifica in un qualche modo ha messo in luce il fatto che sia necessario, no, un approccio top-down, bottom-up, nel senso che va sollecitato la comunità, no, i cittadini, quindi bottom-up, dal basso. Ma allo stesso tempo, no, è fondamentale comunicare alle istituzioni qual è il punto e qual è la relazione tra le due cose. Sollecitare i cittadini significa che poi questi solleciteranno delle richieste, delle nuove politiche, e quindi, no, in un qualche modo questa doppia direzione porta a una circolarità poi della richiesta. Credo che in questo i movimenti per il clima stiano facendo un lavoro incredibile di comunicazione, di risignificazione. Secondo te, Olivia? Cioè, se lo stesso IPCC a un certo punto si è reso conto che doveva fare dei report di sintesi, perché non so se avete mai visto un report di IPCC, sono, adesso io non lo saprei mai perché mi viene male solo a pensarlo, però si
si parla di mille pagine. Hanno deciso che dovevano fare dei report, riassunti per tot persone, per i decisori, per i professori e adesso non mi ricordo, forse ce n'era uno anche per i giornalisti. Forse. Quindi, cioè, direi che l'indicazione generale su a chi si deve rivolgere è quella. Poi a me viene sempre da dire che ci sta il contesto, ma che in modo. Andiamo dopo, però se vuoi dopo ne parliamo con tranquillità. Allora, hai più o meno abbastanza avete dato la risposta che mi ero immaginato io, politici governanti con cui decisori, da un lato. Dall'altro la popolazione non coinvolta direttamente nei processi decisionali, quindi l'approccio dal basso. E nel mezzo trovate questo enorme pezzo che qualcuno là in fondo sul mercato mi ha anticipato, ovvero gli imprenditori. Uno strumento che esiste da qualche tempo è la corporate social responsibility, cioè sono tutta una serie di comportamenti tendenzialmente dedicati da parte di un'azienda al tipo di lavoro che viene fatto da un determinato tipo di lavoratore, quindi le condizioni del lavoratore, ma con condizioni del lavoratore si riesce anche a far rientrare la questione ambientale. Quindi qui c'è tutta un'enorme frase che praticamente il rispetto dei vincoli derivati dall'ordinamento comunitario e dalla Costituzione. La Costituzione, non so quanto l'abbiate letta, molto carina, ve la consiglio, ha degli stralci molto interessanti anche sulla tutela ambientale. Il problema è che rispettare sempre tutti i vincoli, sia comunitari che della Costituzione, diventa dura per le aziende che vogliono fare del profitto, dell'utile. Non le giustifico minimamente, però il ragionamento che sta dietro è quello. Quindi c'è anche tutta la parte relativa alla protezione della salute umana, alla conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale. Di fianco però vorrei sottolineare che c'è sempre un ruolo della società, cioè l'essere umano dovrebbe essere centrale nella corporate social responsibility, di fianco alla tutela ambientale. Questi sono due aspetti che secondo me vanno tenuti abbastanza in considerazione. Quindi, sulla base di quello che ci siamo detti finora, possiamo immaginare tutta una serie di modalità, di canali, che noi possiamo utilizzare per effettuare una comunicazione ambientale. Ho messo qui i prodotti editoriali, articoli di quotidiano e ve li metto perché era nell'atmosfera. Lorenzo, avevi tirato fuori dei titoli interessanti, io ho preso i titoli peggiori possibili di Libero. Sono titoli realmente pubblicati e per stemperare l'attenzione, ma questo ritorna un attimino a definire la questione delle fake news, ritorna a definire un attimino la questione della comunicazione ambientale di cui ci parlava la nostra Olivia all'inizio, ma fa caldo perché c'è il riscaldamento, il climate change, come ci dice il nostro amico Feltri, il brivido della realtà, il riscaldamento del pianeta, ma fa freddo. Sotto neve in montagna, a Milano minima 5 gradi, il termostato smentisce, gretini nostrani. E con la scusa della sette del mondo, il Movimento 5 Stelle vuole alzare il tasso sull'acqua. Come sempre, una sorta di enorme Frankenstein, le notizie che vengono scritte da Libero. Di fianco, anche questa è un'altra bellissima notizia sulla comunicazione, a me piace moltissimo quando le ho cercate. Bergoglio per il Vaticano viene avanti in cretino. La rompiballe va dal Papa. Francesco Maggio, l'ambientalista svedese, che lo ringrazia per il suo impegno e oggi sfilerà anche in Senato, mentre il Pontefice per Pasqua farà un discorso tutto pro i migranti e anti Salvini. Cioè, come sempre, si mischiano mille cose. Ma in questo Frankenstein della comunicazione, io ovviamente l'ho messo perché sono tipo le 8 e voi volete andare a casa, però questa è l'estremizzazione di un qualcosa che in realtà capita molto spesso. Questo è solo l'estremizzazione, ok? Torniamo indietro. Quali altre modalità di comunicazione ci sono? Video, documentari, programmi televisivi, film, podcast ovviamente, comunicazione al vivo, quello che stiamo facendo adesso, conferenze, andare in un ecomuseo, di spettacoli teatrali. Ci sono ovviamente tutta la comunicazione social, che penso travolga ogni aspetto della nostra vita. Ma qualcuno si è mai domandato da dove tutta questa comunicazione deriva? La comunicazione ambientale dovrebbe derivare come fonte dalle pubblicazioni scientifiche soggette a peer review. Presumo sappiate cosa sono, se non sapete ve lo dico io. Pier Paolo pubblica qualcosa, dice il cambiamento climatico è dovuto al fatto che, non lo so, andiamo a giocare troppo a tennis. Olivia prende la mia ricerca e dice questa è un'idiozia. Lorenza prende la mia ricerca e dice questa è una cosa intelligente.
Chiara prende la mia ricerca e dice questa è una cosa completamente assurda. Dopo un po' di peer review si arriva alla sintesi. Ovviamente, come sempre, si estremizza. Quante volte, secondo voi, e vi ho parlato del mondo editoriale perché non abbiamo il tempo di entrare in tutti gli altri dettagli, ma nel mondo editoriale, nel mondo del giornalismo, quante volte la fonte e la pubblicazione scientifica soggetta a peer review, secondo voi? Ma secondo voi, colleghe, quante volte loro scuotono la testa? Con una tristezza. È l'incubo degli accademici, credo, no? L'incubo è di grande valore. Ok, adesso arriviamo alla domanda dell'inizio, a cui hai già risposto tu, Lorenza, però lo rifacciamo un attimino. Qual è lo scopo della comunicazione ambientale? Capendo un attimino a chi ci stiamo dirigendo. Prego. Far riemergere la coscienza critica delle persone. Mi piace questa lotta dura e pura per la coscienza critica. Sì. La critica delle persone, cioè delle persone contro appunto la crisi, diciamo, ambientale, climatica. E come diciamo prima, secondo me bisogna collegare la crisi ambientale con appunto le, diciamo, le vere, la vera conseguenza. Le vere cause della cosa ambientale, che tante volte non se ne parla, ma è appunto il mercato, la produttività. Però posso rilanciarti sempre sul discorso del mercato, perché il mercato è comunque fatto da persone. Tu, ti faccio una domanda assurda, a quale siete tutti invitati a rispondere. Tu hai gli AirPods, le cuffiette, quelle che si separano della Apple? C'è qualcuno che le ha? Potete anche far finta di non averle, ma tanto io so che la metà di voi le ha. Quelle, adesso ovviamente vi sto prendendo un attimino per i fondelli per cercare di non svenire, quelle lì, come tu ben sai, non sono assolutamente riciclabili in nessun modo, cioè quelle lì le devi dar fuoco. È un esempio per ricordare che è vero che noi siamo stati indotti a voler comprare gli AirPods perché gli AirPods sono fighi, ma il mercato è fatto da esseri umani, quindi quello che dicevi tu all'inizio, ovvero aumentare la coscienza critica, avrebbe senso. Sì, ma la coscienza critica, mi concedi che però è collegata anche al fatto che noi siamo umani e guidati da istinti tipo l'emulazione, cioè. Ma infatti, come dicevo prima, la regolamentazione del mercato è una cosa fondamentale, cioè nel senso la parola utilità deve essere fondamentale nella vita quotidiana di tutti i giorni delle persone e soprattutto nel mercato. Ormai si produce qualsiasi cosa e non si va a vedere cosa è utile all'interno della società per quanto riguarda il prodotto. Cioè, vengono prodotte un sacco di cose utili. Per quanto riguarda appunto l'ambiente, si dice oppure la produzione industriale, quante emissioni emette. Sì, ma lo sai che la seconda industria più inquinante è la moda. Sì, infatti, basta mettersi. Certo, però lì sono sempre. Lì andiamo avanti in eterno, però il senso è proprio in quei termini. Secondo me. Hai ragione tu, è una questione di la manipolazione del sistema comunque liberale del mercato, che appunto punta sulla debolezza mentale per farti comprare quel prodotto lì. Ma certo, ci sono tante, cioè il mercato, secondo me la produzione è fondamentale, cioè non si può non parlare di produzione. Sono io quello che non capisco, appunto, che quando si parla di sostenibilità ambientale, di sviluppo sostenibile, non si parla di mercato, di produzione, del sistema. In realtà se ne parlano in termini di mercato e di marketing, il fatto che il mercato per riuscire a vendere i propri prodotti molte volte fa quello che è greenwashing per cercare di vendere i propri prodotti. Ma ti fermo un secondo, andiamo avanti perché vogliono tutti svenire, non peraltro. La mia idea, poi chiedo anche alle colleghe se può avere senso, per me è aumentare la consapevolezza, l'unico scopo che può adattarsi a tutto della comunicazione climatica, che si riadatta a quello che hai detto tu. Colleghe, volete aggiungere qualcosa, voi che siete più... magari entro altri aspetti, perché penso che questo sia un cappello che racchiude molte cose. Sì, io forse più che di consapevolezza direi proprio, cioè, aumentare la complessità e nel pensiero, no? Cioè non dobbiamo solamente essere consapevoli, perché sì, se vuoi sì, consapevoli sì, ma rivedere i nostri paradigmi, cioè la comunicazione deve portarci a mettere in discussione un'idea, cioè va tirato fuori, no? Il capitalismo quando cioè, adesso la grande cosa che secondo me stanno facendo i movimenti per il clima è parlare di capitalismo. È tutto di questo.
adesso voi dite che il capitalismo non lo so. È il primo problema degli esperti. Cioè il primo problema degli esperti è economico. Il primo problema percepito dagli italiani è economico, ovvio che si deve parlare di capitalismo. Però io ti dico consapevolezza, non puoi aumentare la complessità del pensiero per una persona, io ti faccio l'esempio, una persona che non ha magari studiato, non ha neanche i mezzi mentali, non sono tutte le persone intelligenti allo stesso modo. È complesso. Aumentare la consapevolezza, c'è un problema, secondo me, è il primo step, poi ovviamente c'è l'aumento della complessità. Tu? Io sono molto d'accordo con quello che dice lei, poi appunto c'è il termine consapevolezza, complessità, sì. Però è anche a me una cosa che piace, poi io penso che ciascuno possa comprendere la complessità a modo suo, nelle cose che lo riguardano, che lo interessano, che fanno parte della tua vita e della tua esperienza. È vero che non tutti abbiamo la stessa esperienza, ma persone che hanno uno stile di vita molto più a contatto magari con l'ambiente rispetto a noi hanno un livello di complessità che noi che viviamo in città non ci abbiamo la più pallida idea di questo. E quindi sì, cioè aumentare la consapevolezza, secondo me, aggiungerei, del fatto che il nostro modo di vivere e di stare in questo mondo non è compatibile con il pianeta. Quindi va cambiato radicalmente tutto, dal sistema produttivo al tuo stile di vita, tutto quello che fai, va tutto cambiato radicalmente. Piano piano, step by step, no? Però l'obiettivo ultimo dovrebbe essere quello. Prego. Vedo già la risata di Olivia. Rispondi, la comunicazione ambientale è stata... dal basso verso l'alto, in cui le persone si muovono e poi tutta più ti chiede una mano, ma non perché sia più scienziato una cosa, so che effettivamente cioè alcune cose le possiamo spiegare con la fisica e non con un'altra cosa, però hanno anche una credibilità diversa, quindi tutta più a me sembra che stia funzionando in questo senso, nel senso di dargli un castiglione in più, anche mettendo un po' in gioco, se vogliamo chiamarlo privilegio, lo chiamiamo privilegio, il fatto che se io dico una cosa ha più valore rispetto a che se lo dice qualcun altro. E da lì il nuovo discorso che dicevo prima, il fatto che non farlo lo stesso, già che ce l'abbiamo. Ma secondo me lo scopo non lo sa, ci parliamo in Italia come il... Non impazzire dopo un po' di dati che ti daranno anche in parte ragione, ma quello che dice lei è che qualcosa viene fatto, quindi è uno scopo, cioè, perché vedo già qualcuno... No, assolutamente, grazie, no? Obiettivo della protezione ambientale, no? Un aneddoto, ricordo una volta che si parla di protezione ambientale, ma per esempio degli assessori, e dopo un'ora si parla di cambiamenti climatici, niente aveva smosso l'interesse, finché a un certo punto un ricercatore ha detto che c'era un problema anche di innalzamento dei livelli per l'applicazione del vino, e quindi in Piemonte, a quel punto l'assessore che prende il telefono e esce dalla stanza. Perché il sistema economico che qualcuno nelle retrovie citava è comunque imperante. Lorenzo, secondo te la comunicazione sta ottenendo lo scopo? Perché abbiamo Olivia che è abbastanza sul positivo. Positivo? Ma buon inizio, sei d'accordo? Dovrei dire di sì, chiaramente, essendo qua a parlare di questo, no? Però io credo che... Cioè, siamo ancora a parlare di negazionismo quando c'è la comunità scientifica è proprio, secondo me, cioè, è proprio c'è una necessità diversa rispetto a quella che secondo me viene poi raccontata. Ecco. Quindi secondo me qual è l'obiettivo? Cioè, qual è l'obiettivo della comunicazione ambientale? Forse se poniamo bene gli obiettivi, secondo me l'obiettivo è estremamente radicale per effettivamente, no, rivedere questo nostro abitare, il pianeta, e la radicalità secondo me non è raggiunta e non credo che nel corso della mia vita sarà raggiunta, sinceramente, però io sono, devo dire, abbastanza negativa, ecco, ma... Anch'io, c'è troppo greenwashing. Cioè, dico anche per esperienza, perché sono un ex operaio metalmeccanico e ho visto io di persona delle situazioni in cui si parla di qualità del prodotto, ormai abbiamo ingegneri che parlano di qualità del prodotto, più ovviamente cioè molto di più di quello di cui se ne parlava anni fa, quindi 50 anni fa, 40 anni fa, comunque nelle
molte più persone che studiano per la qualità del prodotto, ma poi in realtà la qualità del prodotto sta scendendo sempre di più. Anzi, vi racconto una cosa particolare. Io ho subito lavorato in un'azienda in cui si produceva riduttori di pressione, in cui praticamente questi riduttori di pressione si poteva fare con due materiali, un materiale di plastica e un materiale di alluminio. Allora io ho proposto, noi lo facciamo di plastica, io ho proposto, ma se si fa di alluminio non si rompe. E l'amministratore delegato dell'azienda mi fa, sì è vero, non si rompe, però noi se lo facciamo alluminio chiudiamo l'azienda perché dopo un tot che ne produciamo poi non bisogna più produrne. Quindi questo è il concetto, cioè nel senso se continuiamo a pensare al profitto, nel senso se il mercato, il sistema economico continua a pensare al profitto e non allo sviluppo sostenibile, a livello sociale, economico, sì, si è un po' bloccatini, cioè non ha senso, cioè non però ha... permettimi una cosa, noi comunque viviamo in Europa ed è già l'Europa è diversa rispetto al resto del mondo e succedono comunque cose tipo quelle che non c'è la Cina, però se no, infatti Cina, India, Bangladesh, dove vuoi, qui però noi abbiamo tutta una serie di policies che l'Europa ha attivato e vuole attivare, quindi io sono più o meno della loro filosofia, cioè c'è un qualcosa di buono di sicuro che viene ottenuto sia dal basso che dall'alto, c'è migliaia di migliaia di chilometri da fare, anche perché io qui vi ho preso un po' di stralci dell'IPCC che veniva citato prima. Allora, chiaramente l'attività umana è la causa di questa enorme accelerazione, non entriamo troppo nei dettagli. I danni si vedono nell'atmosfera, negli oceani, nella criosfera, nella biosfera, si vedono ovunque. Il punto finale è che tutto quello che viene speso da un punto di vista economico per cercare di adattare o mitigare gli effetti del climate change sono insufficienti. Quindi l'IPCC dice che dovete spendere di più per cercare di risolvere il problema. Questo ce lo dicono uber scienziati, persone che ne sanno molto più di quanto io ne sappia mai in tutta la mia vita. Sempre il report ci indica un po' di disastri al quale stiamo andando incontro, questa è la versione semplificata per i giornalisti, quindi molto facile. Non ve li elenco, cioè qualsiasi cosa vi venga in mente è possibilmente disastrosa, cioè il futuro non è assolutamente positivo, sotto nessun aspetto. Andiamo avanti per non mettervi troppa ansia, ci sono tutta una serie di scenari, sempre questo IPCC, vi consiglio di vedere la versione semplificata, sono 20 pagine, io l'ho dato una lettura, non vi voglio mettere troppa ansia, troverete queste slide che ho rubato, però vi sto dicendo che sono delle IPCC che mi stanno amici come prima, tutte le future generazioni però, e questa è una cosa che a me terrorizza perché ho un sacco di amici che stanno mettendo al mondo figli, si troveranno in un mondo estremamente più caldo. Una nota che voglio sottolineare è che dal 2011 al 2020 la temperatura è aumentata non poco. Non è per mettervi ansia, ogni volta che leggo di queste cose vado in ipertensione. Spero che voi non andiate in ipertensione, meglio ci vado. Emissioni di gas serra, cosa vi devo dire? Nel 2019 erano il 12% più alte del 2010, sempre per la questione economica. Però io qui volevo tirar fuori un aneddoto molto carino. Se vi ricordate, qualche anno fa, per quelli della mia età, c'era il buco dell'ozono, dato dei clorofluorocarburi. Com'è che si è risolto con bagname e clorofluorocarburi? Il buco dell'ozono c'è ancora, ma non si sta più allargando, sta pian piano richiudendo, ogni tanto si riapre, ogni tanto si riapre. Le decisioni, quando sono prese, sono traumatiche e saranno traumatiche, perché a un certo punto, loro magari lo sanno meglio di me, ma le decisioni a un certo punto saranno traumatiche, come è stato per il Covid, io penso. A un certo punto si arriverà alla chiusura totale, allo spegnimento di migliaia di cose. Che alternative abbiamo se non si fa un lavoro adesso? Poi loro sono scienziati, io sono soft sciences, loro sono hard sciences, lascio a loro la risposta. Ma soft science qui, l'uomo della scienza leggera, la scienza della comunicazione dice a occhio e croce se non ci diamo una mossa a un certo punto qualcuno dovrà fare qualcosa e sarà abbastanza faticoso. Ultima domanda, quale comunicazione ambientale può accelerare lo scopo di cui abbiamo parlato finora, cioè fare in modo che si ottengano dei cambiamenti che abbiano un impatto effettivo sul mondo?
collega, volete tentare una... Qui stiamo veramente prendendo la sfera di cristallo, lanciando. Secondo me in due modi. Cioè, quando si parla delle scelte individuali delle persone, sono delle scelte, non sono dei sacrifici. Nel senso, rispetto a come vivevano i nostri genitori, non avremo mai quella qualità di vita lì, non avremo mai quelle cose lì, ma forse anche un bene. Io sono felice così, mi piace così, quindi non bisogna raccontare le cose cioè, come se fossero... Cioè, la rinuncia più grande della tua vita non lo è, tutto sommato è un'altra scelta. E la seconda cosa è, al contrario, invece smetterla di dare costante responsabilità all'individuo, come si faceva millenni fa, chiudi la maniera con i clienti, non siamo più al punto che si spegne la lampadina, dobbiamo qualcosa, la responsabilità è collettiva. E quindi dare sia la responsabilità, ma anche la possibilità di azione, non all'individuo, ma al collettivo, secondo me, uno è utile, due ottieni qualcosa e tre ti riduce le tue ansie, perché non sai tutte le differenze, già un problema infinito, lo facciamo tutte e tutti insieme. A volte accendiamo, a volte, bravissima. Lorenzo, vuoi provare a accendere anche tu la risposta? Sì, no, sono... Vabbè, principalmente direi d'accordo con Olivia e però aggiungo sì che insomma non limitare la questione alla raccolta differenziata, alla criminalizzazione, no? Alla criminalizzazione delle tante cose, non è criminalizzando, secondo me, con poi un atteggiamento che oggettivamente è abbastanza diffuso in questo momento nel nostro paese, che si risolvono i problemi, no? Per cui di nuovo dare spazio alla complessità. Volevo aggiungere una cosa rispetto alla slide precedente. A un certo punto dicevi in un certo momento della storia arriveremo e ci sarà necessariamente un cambiamento. Sicuramente succederà questa cosa a un certo punto, non so se noi tutti lo vivremo questo momento. Il punto qual è? È che sarà estremamente diversa la distribuzione di chi subirà gli effetti di queste nuove politiche, ovvero ci saranno persone, ma già sta succedendo, no? Ci saranno persone che potranno affrontare quel modo di vita in un determinato modo e ci saranno altre persone che non potranno sopravvivere, non potranno vivere in maniera dignitosa. Quindi quali saranno i diritti di qualcuno e quali saranno i diritti di qualcun altro? Ecco, questo è molto importante quando si parla di a un certo punto si farà qualcosa, sì, ma questo qualcosa ci toccherà in maniera molto, molto diversa. Anche in Italia, no? Chi vive vicino alle coste, chi vive nella terra dei fuochi sta subendo già adesso delle conseguenze molto diverse rispetto a chi vive in altre zone, no? In Piemonte, in siccità in questo momento, ma chi ne subisce maggiormente le conseguenze? Io non voglio mettervi ansia dopo queste analisi, però mettiamolo un attimino. Allora, il fattore tempo, per quello che mi riguarda, è un fattore di contesto abbastanza importante, cioè abbiamo un po' di fretta, penso si sia sentito, 2030, tu hai tirato fuori prima quell'immagine bellissima del Doomsday Clock, una delle mie immagini preferite, mi sveglio al mattino e ce l'ho appena mi sveglio, giusto per tenere a livello carico. Qui, come qualcuno ha già accennato lì in fondo, secondo me i fattori maggiormente presi in considerazione dovranno essere ovviamente i fattori economici produttivi e qua sotto il fattore sociale di cui parlava adesso Lorenza, cioè ogni realtà, ogni individuo la pagherà diversamente, anche se molte volte chi pagherà di più non è esattamente la persona più colpevole, ma questo. Domanda, a chi comunichiamo? Ci concentriamo sulla popolazione, sui governanti, sull'azienda? Avevo definito tre possibili target prima, quindi i decisori, le aziende produttive e il cittadino che non ha potere. Poi in realtà il potere ce l'abbiamo, il collettivo, come qualcuno diceva, non è vero. Com'è che possiamo comunicare un tema così complesso e le sue possibili soluzioni?
spaventiamo, calmiamo, facciamo ironia. Io sono un fan dell'ironia, vorrei che fosse Ricky Gervais a fare comunicazione ambientale, perché ci vogliono dei momenti in cui ci rendiamo. Ricky Gervais non è un comico che fa ridere, è un comico che ti ammazza se lo ascolti, perché ti porta la comicità è tutta basata sulla morte, no? E lui lo fa senza farsi grandi problemi. E secondo me quello è un metodo efficace, ma io ho quella sensibilità. Altre persone potrebbero assolutamente non percepire quel tipo di comunicazione o vederlo come offensivo. Quindi si fa un lavoro di calma, cioè si cerca di essere ottimisti. Io prendo voi due, abbiamo quella un po' più ottimista, quella un po' meno ottimista. Come facciamo? Non c'è una risposta univoca. È un pochino quello il problema sul quale io volevo porre la vostra attenzione. Anche la comunicazione non ha una risposta univoca, perché bisogna selezionare ogni volta un frammento del problema. Non è solo comunicare la complessità, ma comunicare in modo complesso. Quindi la complessità è elevata al quadrato. Io ovviamente parlo da scienziato della comunicazione, da giornalista, quello che è. Quindi se si scegliesse di comunicare alla popolazione, dovremmo fare per fare in modo che ci sia un qualche tipo di pressione ai governanti. Vi faccio ovviamente questo magnifico esempio: se vi dicessero che non potete più utilizzare il cellulare per mitigare, perché serve, però lo dobbiamo fare tutti, smettiamo di usare il cellulare, ma il problema non si risolve, voi lo fareste, ma la maggior parte di voi sì, perché voi avete magari una sensibilità. Mia nipote no, perché deve farsi i video su Instagram, se non è esclusa dal gruppo, neanche su Instagram, su TikTok. Se si scegliesse invece di comunicare ad aziende, lo si farebbe per produrre soluzioni meno impattanti sull'ambiente? Ma se i costi di queste soluzioni fossero come sempre, perché i costi sono sempre ribaltati sul consumatore ultimo, e comunque non risolverebbero il problema, voi continuereste ad acquistare dalle aziende più virtuose che vi fanno pagare magari il doppio rispetto a un altro, e qui entriamo nel discorso della fast fashion, lo fareste? Io sto lanciando domande perché per me non c'è una risposta univoca, quindi io vi ringrazio per quello, vorrei darvi una risposta, ma secondo me non c'è, l'ho fatto apposta perché voglio che ve ne andiate riflettendo. E un punto però ci terrei a dirlo, e mi dispiace tenervi qui ancora un minuto: finché esistono realtà come questa che decide di provare a mettersi in gioco, finché ci sono professionisti come loro che danno il loro tempo per creare un dialogo, c'è ancora speranza, cioè non voglio lasciarvi con la morte nel cuore. Leggetevi Kissy prima di andare a dormire, non dormirete mai più. No, l'idea è, la situazione è pessima, però come dicono anche i grandi scienziati, io vi ho tagliato quella parte, non è che siamo senza speranza. Il problema è, ognuno di noi, come diceva qualcuno, e qui cito Livio, deve fare la sua piccola parte, se lo sforzo è collettivo, suddiviso tra tutti, magari è fattibile. La sparo di come possibilità. Io vi ringrazio, vi scuso per la risposta. Qualcuno ha qualche domanda che gli frulla per la testa da chiedere a questi scienziati? Sì, scienziati, dottori. Sì, perfetto. Io ho una domanda, cioè una cosa che penso che magari dal mio punto di vista magari mi sbaglio, non è la percezione di tutti riguardo la comunicazione ambientale, e che mi sembra che ci sia una grande questione che poi riguarda qualsiasi comunicazione di qualsiasi tipo. E c'è sempre un'estetica della comunicazione, no? Ad esempio, io sono nell'ambito dell'automotive, e in questo ambito sono tutti contro Greta Thunberg, contro qualsiasi cosa di ambientale, non perché la gente pensi di lasciare morire, bruciare per il cavallo, ma tanto perché è più una questione macistica dell'andare contro l'ambientalismo. E credo che sia una questione del fatto che l'estetica della comunicazione ambientalista sia un po' di sinistra, un po' a quell'estetica di sinistra, che un mio padre, un uomo di quella generazione, associa l'ambientalismo ai ragazzini, ai sinistroidi, anzi all'estrema sinistra ci sono gli ambientalisti. Io che sono un uomo di destra, che sono un vero uomo, che mi frega dell'ambiente, nonostante lui magari davvero se le cose a lui interessano, magari, no? Cioè non vuole morire buttato per il campo, però lotta contro l'ambientalismo perché non lotta contro l'ambientalismo, ma contro quell'estetica di sinistra. Quindi perché non si dà sono sempre anche loro di quell'estetica di sinistra che è un po' peggio da come discorso, però rimaniamo lì, capello azzurro, come è l'uomo in cravatta con la 24 ore che mi pare ci si può empatizzare a dire lui si attacca al quadro, questo mi spiego. La mia ricerca di dottorato è
una ricerca che guarda l'intersezionalità, non so, questo termine è un po' forse accademico, perché la comunicazione è, no, di quel mondo di ciao, di sinistra, no? Perché adesso ovviamente non ce l'ho con tuo padre, no? Cioè, non lo so, però parlando, prendendo tuo padre, perché il modello di sviluppo che tuo padre incorpora è esattamente quello che tuo padre ha costruito. I cambiamenti climatici rivelano quella stratificazione di dinamiche di potere, parte dal patriarcato, dal colonialismo, dallo specismo, dal sessismo. Per cui è guardando in un'ottica complessa, intersezionale, le diverse dinamiche di potere, no? Il patriarcato si riproduce, il sessismo si riproduce in un determinato modo e costruisce determinati spazi, ha delle conseguenze, e queste conseguenze sono, come dire, tutte con concatenanti, no? E quindi è guardando attraverso questa stratificazione. Per cui tuo padre probabilmente non sarà mai d'accordo fino a che non cambia il suo paradigma mentale, perché questa è la radicalità, cioè nel senso, se vogliamo dire ma allora non utilizzare la bottiglietta in plastica, utilizza la borraccia, certo, siamo d'accordo, ma quello che va cambiato è la tua struttura mentale, perché che è incentrata, perché sei cresciuto, no? Come uomo, cis, etero, in una determinata società, e questa società tu la perpetui e perpetuerai quei modelli. Gli attivisti passano per questo, sì, lo so, l'ultima generazione passa per... non va bene questa cosa, loro stanno attaccando dei simboli. Secondo me la cosa potente che stanno facendo i ragazzi e le ragazze dell'ultima generazione è intaccare dei simboli, no? E quindi trovo super super significativa l'azione sul dito di Capitan, no? Il dito medio di Capitan. A che cosa stiamo guardando? Al dito o alla luna, no? E guardare alla luna significa decostruire tutte queste, decolonizzare, decarbonizzare tutti i nostri immaginari. Quindi tuo padre probabilmente non sarà mai d'accordo. Però se tu non catturi un certo elettorato, una certa fascia di popolazione in Italia, purtroppo cioè, siamo di una certa età. Quindi secondo me invece l'idea che lui diceva dell'uomo con la giacca e cravatta, cioè se parlasse di cambiamenti climatici, un assicuratore, no? Che, no, se parlasse l'assicuratore, una banca, no? Che stanno pensando sui problemi delle assicurazioni, sui cambiamenti climatici, cioè anche altre figure, giustamente a mio parere interessante, potrebbe catturare altri sensibilità e valori. Ecco. È chiaro che se puntiamo solo al cambiamento della cultura, della paradigma, eccetera, ovviamente arriviamo al 2030, perché ci sono un po' di mi collego a quello che dicevo qui, cioè non abbiamo parlato del chi vogliamo fare questa comunicazione, abbiamo parlato di cosa vuole, come, quando e perché, però chi è che poi è il soggetto che deve portare avanti questa campagna di educazione ambientale? E quello un po' Allora, sul discorso della comunicazione di sinistra, vabbè, sì, che è una cosa assurda se ci riprendi, perché la destra c'ha proprio Dio, Padre, la famiglia, quindi la famiglia, com'è che tiene in vita i tuoi figli? Magari dandogli un ambiente dove... No? È facile fare. E infatti perché non lo fanno? Perché non lo fanno? Ma perché loro hanno giustamente centrato il punto, c'è tutta la questione delle schede, patriarcato, che c'è, cioè tu devi essere non puoi preoccuparti di qualcosa di collettivo, cioè a me da tanto sempre la differenza politica per me è sempre singolo versus individuo, quindi molte volte vedo la destra come individualista e la sinistra più collettivista. Poi allo stato attuale la politica non rispecchia minimamente questa mia immagine mentale, però come puoi destrutturare una cosa del genere? Come puoi parlare all'assicuratore? Io voglio parlare al commercialista. Testimoni, un assicuratore che stanno registrando i problemi sul
Ma certo, ma infatti si sono inventati la corporate social responsibility, perché è un po' greenwashing, un po' un qualcosa di... Non lo sappiamo che è un po' greenwashing, non ti dici che abbiamo detto è quello, non lo usciamo. Però com'è che puoi convincere l'elettorato dell'età di tuo padre? Mio padre era di sinistra, quindi si diceva l'ambiente, auguri, vabbè, lui dava ragione. Mia madre è un po' più destrossa, però lei ha capito che per i nipoti e per i figli non ci sarà mai uno spazio. Lì però secondo me bisogna superare il famoso bipolarismo. Cioè non è la questione, è che il nostro culo sta per andare in fiamme. Prima ce ne rendiamo conto, meglio è, di destra, sinistra, centro, terzo polo, quinta onda, non lo so. Cioè, secondo me è proprio una questione di sopravvivenza, dovremmo parlare un attimino a noi. Io prima vi ho proiettato una slide dicendo che gli italiani si sentono tristi, c'è anche un senso di impotenza diffuso, io personalmente mi sento impotente, non so chi di voi si sente impotente come maschio, etero, cisgender, dire che mi sento impotente, oddio rovino tutta la mia piazza, mi sento impotente, mi sento completamente impotente a quest'onda che sta arrivando climatica, però mi piace fare quello che faccio, penso che parlare con voi sia un momento aulico, parlare con delle professioniste di loro calibro, ciao Chiara scusa, ti ho ignorato però, ti ho sempre segnato il mio cuore, sia la base per cercare di trovare una soluzione che non ho io, secondo me la soluzione è collettiva, e come ho detto ritorno al mio... Premesso che è una domanda super legittima, è una domanda che io apprezzo moltissimo perché effettivamente è un grosso problema ed è bene, no? Cioè ne parliamo e abbiamo questo grosso tabù del fatto che, no, l'ambientalismo è una cosa da zecca, diciamo. Sì, esatto. No, okay, ci sono pure dei fattori secondo me importanti. Uno, l'unica parola che non hai detto di tutto l'intersezionalismo che era perfetto ed è la questione del classismo. È una questione che persino la IPCC l'ha detto, la parola che già due volte oggi. Lo stesso IPCC che ha, cioè per come funziona ci sono gli scienziati che dicono le cose, poi ci sono gli imprenditori e i decisori politici che mettono mano al report IPCC finché non esce una cosa che va vagamente bene a leggere. Quindi tutto quello che c'è nel report IPCC è meglio strutturato rispetto a quello che dovrebbe uscire. E nonostante questo, quello che è uscito in maniera chiara e netta qualche anno fa è uscito il fatto che la causa è l'uomo ed è inequivocabile, cioè usando la parola inequivocabile, io mi immagino le giornate di discussione per quella parola. Questo giro è uscito il concetto che chi ha maggiormente contribuito al cambiamento climatico non è quello che subisce gli effetti, saranno tutti gli altri. E il cambiamento climatico è classista, nel senso che colpisce di più le fasce deboli, sia a livello regionale, nel senso che evidentemente sono effetti del cambiamento climatico diverso, chi vive vicino alla costa in Indonesia lì non ci potrà vivere, chi è povero non è che può prendere jet privato e andare da un'altra parte per il seguito, così come l'inflazione e tutta una serie di altre cose evidentemente sostituiscono chiave o mezzi. Quindi da qua mi ricollego, da un lato io sono molto felice che finalmente questo movimento per la giustizia climatica affronti tutte queste diverse oppressioni e il concetto che c'è una violenza all'interno del nostro modo di vivere. Questo vuol dire che ovviamente, nel senso, chi è povero, chi non conforma al genere binario, chi ha la pelle di un colore diverso, tutte queste cose qua evidentemente colpisce il futuro, ma soprattutto, vabbè, da un lato evidentemente perché ha meno possibilità di arrivare a prenderselo per poter decisionare come vorrebbe, no? In un modo o in un altro, e dall'altra perché subisce maggiormente le cause. Ci sono trattati e trattati di ecofemminismo che lavorano sul fatto che evidentemente le donne che si trovano maggiormente a lavorare in casa subiscono molto di più gli effetti del cambiamento climatico. Quindi è chiaro che se io abbraccio tutto quello che giustizia climatica vuol dire, mi rendo conto dalla complessità del clima, tutte le cose che va a toccare, devo abbracciare tutta una serie di questioni, il fatto che il sistema è patriarcale, che il sistema è classista, che il capitalismo non funziona con l'ambiente, cioè sono proprio incompatibili. Questo che ti piaccia o non ti piaccia il capitalismo, cioè va benissimo, prendi solo atto del fatto che non sono compatibili. Se tu abbracci tutte queste cose qua, per definizione di quello che è la sinistra e la destra, non potrai essere di destra. Poi la politica oggi non è più quello che era un tempo, no? Quindi capitalismo, comunismo, c'è tutto un altro mondo. E da lì, secondo me, si ritorna alla dinamica che si diceva prima, quindi si stanno incarnando delle figure, no? E si segue un ideale di figura e quindi magari appunto non si comunica
Poi passatemi il termine, a me di comunicare con un industriale che sopravviverà in ogni caso con il frega giusto. Nel senso che a me importa comunicare alle persone che hanno possibilità di cambiare in maniera radicale questo mondo, non che troveranno una pezza, perché la pezza a livello climatico non serve a niente. Poi questa è la mia personale opinione. Grazie a Dio l'opinione scientifica è quella che la pezza non funziona, quindi chi mette la pezza non funziona. Però se comunichi, comunicare a tutti. Perché certo, la parola comunicazione stessa vuol dire che devi arrivare con l'informazione lì, deve arrivare tutti. Perché se no non è discorso, ti piace o non ti piace quello che io dico. Lo so, però non può, è facile non lavorare con chi la pensa come te. Non è con chi la pensa come me. Il discorso è che io non posso edulcorare il concetto per far piacere le cose a qualcuno. Però se parliamo di ambientale, secondo me se non parliamo di sostenibilità è già un fallimento. Ma perché non parliamo di sostenibilità? Se parli di sostenibilità devi parlare di società e devi parlare di economia. E quindi per forza se parli di economia non puoi escludere gli imprenditori dalla comunicazione. E torniamo, chi comunica? Non ho detto di escludere, infatti lei pensa si lavora su questo. Cioè fa dei report apposta per dire alla gente. Questo è il problema. Non ti dico come lo devi risolvere, perché io sono uno scienziato, non posso sapere come si può risolvere. Però ti do degli strumenti che ti dovrebbero indicare quello che ha senso e quello che non ha senso a livello scientifico. E voilà. Poi quello è il punto. Però è chiaro che se ci si limita alle pezze e non a fare una critica radicale, non andiamo tanto avanti. Questo poi, appunto, ripeto, la mia visione personale. L'industria delle pezze, l'industria delle energie alternative sono un tema delle pezze, cioè quasi l'unica, No, però quello che sta facendo Eni, per esempio, no? No, io sto parlando del mondo delle energie rinnovabili. Ma Plenitude, no? Che adesso. Però quando adesso Lidia diceva io non credo che non si debba, no, comunicare alle imprese, non si debba comunicare, no? Però qual è la risposta delle imprese? Eni fa delle pubblicità, tutta una comunicazione incentrata sul fatto che le nostre fonti di energia sono rinnovabili. Guardiamo le percentuali, non mi ricordo i numeri esatti, se qualcuno se li ricorda esattamente, è ridottissima la percentuale, no? Quanto? 20%? Mi ricordavo una cosa del genere, insomma. È una percentuale ridottissima, nel senso che noi possiamo dire comunichiamo, no? Ma quella comunicazione non può essere. Deve partire dal presupposto che chi riceve voglia mettere in discussione la propria struttura, i propri modelli. Ed è chiaro che fino a che Eni continuerà con, adesso prendo Eni, ma insomma per prendere l'impresa, no? Continuerà. Non è tutta l'impresa, ci sono delle, cioè, voglio dire, c'è un mondo che probabilmente ci salverà, che sono quelli che fanno le energie rinnovabili. Quali saranno le energie del futuro se non potrai sembrare rinnovabili? L'unica è la fusione, ma ci vogliono 50 anni perché non riescono a produrre abbastanza energia. Cioè, il problema è il consumo che abbiamo di energia. Cioè, il problema è che è altissimo il nostro consumo. Noi possiamo avere tutte le rinnovabili, ma minimo di produzione energetica ci vuole, no? Sempre. E se è rinnovabile non è bene. È la l'unica soluzione. Chi sta investendo nelle rinnovabili non è uno che ti aiuta ad arrivare. Assolutamente. E allora c'è un mondo dell'industria che rimane. Ma infatti io sono d'accordo su questo, no, ma adesso qua mi sta cercando di alleanze, sì, siamo d'accordo su questo. Il problema sono che, cioè, il problema è che ci sono un sacco di realtà, no, di comunità energetiche, di realtà emergenti, di cose alle quali c'è, ovviamente credo che tutte noi siamo d'accordo sul fatto che ci si debba rivolgere, no, a queste realtà. Il punto è che poi, come dire, i governi hanno anche degli accordi con dei colossi, cioè nel senso, noi possiamo metterci d'accordo con la comunità energetica, con l'impresa che fa energie rinnovabili, chiaramente. Il problema poi sono gli accordi nazionali, governativi, no? E a chi sono, con chi sono fatti, no? Con quello che noi, con chi abbiamo, cioè. Noi guardiamo a chi, ma adesso senza andare, cioè senza focalizzarci, no, necessariamente su imprese specifiche o cose, è proprio la questione di
guardiamo ai colossi, guardiamo alla radicalità delle cose, di quanta energia abbiamo bisogno, quanta energia utilizziamo, e di conseguenza poi agiamo. È chiaro che vada direzionata anche alle imprese la comunicazione, ma non può esserci troppa mediazione, no? Rispetto alle esigenze che alcune imprese hanno, non tutte, e le vere necessità, no? che invece la transizione ecologica richiede. Per cui, insomma, questo io credo che sia fondamentale. Le imprese devono avere la voglia, l'intenzione, l'obiettivo di ristrutturarsi, perché quello che i movimenti, le pensatrici ecofemministe dicevano e che argomentavano, e ora viene ripreso molto, è che il modello di sviluppo sul quale sono strutturata la società occidentale è insostenibile. Quindi, fino a che noi utilizziamo quel modello di sviluppo, che è un modello anche di significato, un modello culturale, non se ne esce. Comunque, parlando di plenitude, solo perché l'abbiamo citata, cioè plenitude rimane a queste aziende, no, ma può essere un'azienda. A livello aziendale, visto che parliamo di imprese, a livello aziendale rimane comunque un'impresa controllata da Eni, e quindi i fondi derivano, cioè c'è anche quel problema là. E comunque, parlando di convincimento, anche la cosa che avevo detto prima, cioè è proprio un paradosso quasi parlare di convincimento, convincere, che è quello che ci si aspetta non solo dalla lotta per il cambiamento climatico, tra virgolette, ma un po' da tutte le lotte. Cioè, noi ci troviamo a convincere gli stessi che beneficiano quasi del cambiamento climatico, perché comunque quelli che come parlavamo prima, cioè i gesti quotidiani non saranno poi quelli che risultano, cioè che cambieranno le cose. Le persone che beneficiano da questo modello di produzione, modello di vita, eccetera, sono le imprese, le banche, cioè tutti i grandi colossi che noi ci troviamo a convincere. Noi dobbiamo convincere delle persone, delle aziende, eccetera, che in realtà guadagnano proprio a livelli economici puri da questa situazione, e quindi è un po' un paradosso, non è una roba facile. Volevo solo dire questo. Nell'equazione impatto umano manca forse un parametro, la demografia, perché il vero raccordo è il grande, perché per quanto uno passi in impatto umano significa aumenta l'altro fattore, dato non cambierà. Però l'aspetto demografico io non lo sento citare mai. Avete fatto? Io volevo rispondere a quella di mio. A chi è che dovrebbe fare la comunicazione? Adesso chi è che la fa? Tendenzialmente giornalisti, e anche lì molte volte non c'è la formazione. Vi parlo da iscritto all'ordine dei giornalisti. Ci sono due corsi sull'ordine che non fanno molto bene perché sono molto casuali. La comunicazione va fatta dai professionisti del settore, sulle basi loro. Però io sono tanto quanto, come notate, io sono un cazzone rispetto a delle professioniste, ma va benissimo così, il mio lavoro è quello. Il loro è tirare giù i dati e fare in modo che quei dati diventino disponibili. La domanda provocatoria di qual è lo scopo della comunicazione è: a chi stiamo parlando? Perché non si capisce, molte volte voi leggete degli articoli che sono per un pubblico specialistico, altre volte per un pubblico non specialistico, altre volte li sentiamo dei podcast che non capiamo. Io ho visto dei podcast che sono bellissimi, alcuni atroci, alcuni sono pagati però dalle stesse aziende che si occupano di produrre energia, quindi capite che c'è un conflitto alla base di tutto. Cioè, il problema è che è troppo incasinato. Quello che dovrebbe essere fatto, chi è che deve fare la comunicazione? Il professionista della comunicazione. Ci sono tanti professionisti della comunicazione? Sì, sono preparati sull'ambientale? Ni, alcuni sì, alcuni no. Scusate, sulla demografia volete magari rispondere voi o... Forse. Brevemente, in realtà gli scenari che fa l'IPCC per dire come andrà, quello che possiamo vedere prima, no? Il rosso molto male, l'azzurro molto bene, tengono conto di tantissime cose, quanto metteremo, come saremo soli, soprattutto in realtà è assolutamente un elemento che viene inserito nel fare queste proiezioni. Però oggettivamente non come elemento su cui intervenire. Cioè, non date l'intervento assista, ma l'incremento demografico nella moltiplicazione, l'impatto umano per un numero di persone vale un punto. Quindi io posso ridurre il primo
fattore, ma se altro complementare non è una sua parte. Provocatoriamente mi verrebbe da rispondere chiaro, cioè se ci sono tanti problemi bisognerebbe agire su tante cose, ma se è difficile persino riuscire a convincere che utilizzare un determinato consumo, avere determinate pretese, continuare a ragionare sempre nello stesso modo, già questa cosa qua non si riesce a fare perché sembra subito di dire la blasfemia, lei giustamente ha detto non prendete per l'azienda, sembra di dire la blasfemia, figuriamoci se uno poi va a intaccare anche sulla scelta di creare o non creare una famiglia di una persona. Presentiamo la comunicazione, anche questo è un tema da comunicare, mentre invece non se ne sente mai parlare. Non è un metodo tabù? Però si parla, si parla della paura delle famiglie. Sì, quindi si parla di un'altra. Stiamo parlando di l'angolo di San Cobolino di mondo che è Italia. No, le elezioni mondiali sono anche la prima. Normalmente le generazioni aumentano le figlie. Secondo me c'è anche una riflessione da fare. Allora, intanto è chiaro che no, oggi noi abbiamo secondo me tirato un po' fuori diverse questioni, non si può sempre ovviamente abbracciare la totalità perché avremmo dovuto parlare di acidificazione degli oceani, di una valanga di cose, ecco. Quindi sicuramente l'aspetto demografico ha un impatto in Italia, sicuramente non ci sono le condizioni per persone della mia nostra età attualmente, no? di avere figli. Non lo so, io personalmente sto facendo un percorso accademico, di solito si pensa all'accademia, insomma, sta a posto. Penso che mi aspettino almeno 15 anni di totale precarietà in cui non so neanche se potrò vivere in Italia, nel senso che le condizioni in Italia sono veramente abbastanza complicate, ma comunque questo non è un punto, non è questo l'argomento. Rispetto all'aumento demografico in determinati luoghi e magari rispetto ad altri, secondo me poi c'è anche una riflessione, no, sull'impatto che le persone che abitano in determinati luoghi hanno sul pianeta, nel senso che immagino un bambino in India quanto può impattare rispetto magari a penso a non lo so, i figli di Chiara Ferragni che va in giro con il jet privato, nel senso che bisogna secondo me sempre poi solo che Ferragni una, gli altri sono un miliardo, forse ma questo poi si ritorna sulla questione di giustizia, no, probabilmente un figlio di Chiara Ferragni impatta quanto impattano 500 bambini del... Allora, vogliamo dare la Ferragni, ma speriamo qualcuno che sia un miliardo fosse... Ma questa certo, però... scarsità di risorse comunque non è vera, cioè nel senso che il malthusianesimo è una teoria politica che è nata per giustificare tutta una serie di scelte che sono state fatte negli anni, e questa cosa è stata smentita in diversi modi. Il problema non è l'aspetto demografico, quindi avere risorse sufficienti per dare da mangiare condizioni di vita decenti a tutte le persone. Il problema è il volume di consumi che abbiamo, che è estremamente sproporzionato rispetto al numero di persone e ai bisogni di queste persone. La retorica del fatto che siamo troppo pochi su questo pianeta non è vera, semplicemente, cioè è una retorica fondamentalmente chi consuma per sopravvivere e niente, e per andare da mangiare a tutti ci sono delle ma il problema non è sui consumi che permettono una vita dignitosa, il problema è sull'ultra consumo, che è una questione completamente diversa. Sì, però facciamo, mettendo quattro numeri, forse piccoli consumi per uno, enormi consumi fa lo stesso effetto. Mi permettete, scusate, io direi di chiuderla qui. Va, perché tanto non c'è una risposta.